Ciao a tutti e benvenuti a Santoni Talks. Oggi ci troviamo al FEN di Desenzano del Garda, una location meravigliosa sul lago. In compagnia del titolare Luca Guidetti. Ciao Luca. Ciao. Grazie per averci ospitati. Piacere mio. Intanto io ti faccio i miei complimenti per questa location perché è veramente, veramente meravigliosa. L'atmosfera è stupenda e poi prima sono uscita lì e la vista è mozzafiato. E mi hanno colpito anche molto queste luci del bar. Sono molto belle. Come ti è venuta quest'idea? L'idea delle luci del bar era una cosa funzionale. Perché senza esse avremmo avuto tutte le bottiglie scure al buio e durante il servizio non saremmo mai riusciti a trovare nulla. Quindi è stata più una cosa funzionale che è diventata anche estetica poi grazie all'aiuto dei tecnici. Allora partiamo dal nome. Perché FEN? FEN, perché? Perché tutti noi quattro fratelli eravamo ritornati qua in provincia di Brescia e quindi abbiamo deciso di dedicarlo appunto non solo alla famiglia nostra ma anche a tutti coloro che ci sono vicini. Quindi che atmosfera si vive? Raccontacela un po'. L'atmosfera che si vive qui da noi è non solo molto familiare e cordiale, ma anche professionale. Tutte le persone che sono venute qua durante quest'estate hanno potuto godere della nostra location, della nostra cucina, dei nostri cocktail. D'estate, durante la mattina, ci si può godere un grande relax, mentre invece andando avanti con la giornata e con la sera ci si può divertire un pochino di più. Credi che la passione sia l'ingrediente fondamentale anche per un imprenditore? Credo che giochi un ruolo importantissimo. Perché grazie a quella riusciamo a dare di più ai nostri clienti, siamo qui per loro, per servirli, per farli divertire, per farli mangiare bene e se si facesse ciò senza passione non riusciremmo a trasmettere tutto quello che vogliamo ai nostri clienti. Eccoci ora in compagnia di Riccardo Giacobini, barman del FAM. Ciao Riccardo, ciao, come buonasera. Va? Tutto bene, grazie. Che ruolo ha la preparazione dei cocktail qui al FEN? La preparazione del cocktail è di vitale importanza. Infatti facciamo dei cocktail sia di nostre invenzioni che grandi classici. E qual è il tuo momento preferito durante la preparazione di un cocktail, a parte l'assaggio? A parte l'assaggio, la parte che preferisco di più è la soddisfazione nella faccia del cliente quando il cocktail è buono, gratifica molto del lavoro che svolgiamo. Magari mi prepari qualcosa? Certamente, ti preparo subito un cocktail. Mettiamo l'amaro Santoni, poi utilizzeremo un rosolio al bergamotto, diamo un po' di acidità con del lime e andiamo a shakerare il tutto. Voilà. Andiamo a completare il cocktail con un top di ginger ale. Prego. Grazie mille. Adesso me lo bevo con calma. Buonissimo. E adesso seguitemi per un'altra intervista di Santoni Talks.